Allora, io l'avevo detto all'inizio, no? La giornata dell'orgoglio immobiliare, e al di là del rimarcare che ha fatto il Presidente, del fatto che vogliamo fare le proposte, basta con le contrapposizioni del passato, vediamo avanti, voglio fare una piccola parentesi. Proprio in questo periodo molte associazioni di categoria, molte associazioni in genere incontrano la politica perché siamo in piena campagna elettorale e quindi è il momento forse migliore per incontrare soprattutto i politici che sono candidati, che quindi poi costituiranno il nuovo Parlamento, molti di loro, alcuni di loro poi avranno incarichi e responsabilità di governo. E quello che mi piace sottolineare è che anche qualche altra associazione, come sottolineava bene il Presidente Righi, ha capito che il momento delle rivendicazioni fine a se stesse è finito. Bisogna fare proposte, bisogna mettersi in gioco, bisogna dire noi siamo qui e siamo pronti anche noi a dare una mano a questo paese per rilanciarlo, che mi pare fosse un po' il fil rouge, oltre ovviamente le criticità esposte nel suo discorso, diciamo nella relazione di Righi. E non è di secondaria importanza, il vostro applauso l'ha dimostrato, anche il fatto che la categoria vuole crescere professionalmente, proprio perché fare l'agente immobiliare oggi vuol dire molte cose, saperne di molte cose, di fisco per esempio, ma di molto altro. E quindi è bello anche il fatto che la categoria, anche qui con orgoglio, voglia crescere professionalmente e voglia quindi acquistare spazi e dignità maggiori. Allora io credo, vedo il senatore Gasparri, a cui do il buon pomeriggio, anzi io sono abituato al buongiorno, non so se aveva un impegno, resta ancora un po' con noi così andiamo avanti. E allora si accennava ai consumatori, che sono un'altra parte importante, peraltro Adiconsum, cioè ha uno stretto rapporto di collaborazione con FIAIP, e quindi io chiamo il segretario nazionale Pietro Giordano, che è quello lì, in prima fila, che arriva anche lui. Bisogna fare un patto, proprietari inquilini, ha sentito, no? Ma noi con FIAIP l'abbiamo fatto già da tempo il patto, abbiamo fatto un'associazione insieme che si chiama Media Consum, quindi certo che dopo questa osanna nei confronti di Paolo, che è meritato, parlare e intervenire non è una cosa molto semplice. E siccome da vecchio sindacalista, se mi dovessi andare a braccio, qui ci vediamo tra mezz'ora, No, no, ecco, io ho abbiamo tempi raccolto, e lo stretti. so, ecco, io ho raccolto alcune considerazioni in uno scritto, così sarò rapido anche perché Pancani mi ha detto di esserlo. Nel declino del mercato immobiliare si legge il segno di una crisi economica pesantissima, ma anche quello di una profonda inadeguatezza delle politiche del credito, di quelle fiscali e di quelle sociali, che Adiconsum denuncia da anni. Il ristagno delle compravendite si è rapidamente trasformato in un calo deciso ed infine in un crollo vero e proprio delle transazioni. Un trend negativo cui sembra che i decisori pubblici non abbiano prestato finora grande attenzione, come diceva Paolo. Dietro i numeri freddi del dato statistico economico, però, non va dimenticato che ci sono le persone. Ogni transazione in meno è una famiglia che ha rinunciato alla soddisfazione di un bisogno primario e al riconoscimento di un diritto come la casa. Una giovane coppia che ha rinviato il progetto di creare una famiglia, forse addirittura un figlio nato in meno, a peggiorare il già negativo saldo demografico del nostro paese. Certamente la sofferenza del settore immobiliare, che è indicatore negativo per la ripresa del PIL italiano, è dunque anche e soprattutto sofferenza sociale. L'allargamento della forbice tra ceto abbiente e ceti medio-bassi, incremento delle disuguaglianze in cui da tempo purtroppo primeggiamo nel panorama europeo. Quali sono le cause di tutto ciò? È stato forse male applicato l'intento di concentrare sui patrimoni la leva del fisco, senza forse, finendo per colpire inopinatamente anche la piccola proprietà e rendendo più oneroso sia l'acquisto che, per l'effetto indotto, l'affitto di una casa. È stato forse sottovalutato, senza forse, l'effetto deprimente sulla capacità di spesa delle famiglie e pertanto sui consumi dell'IMO e della TARES, ora rinviata, ma non troppo, dell'annunciata riforma del catasto, pure necessaria, ma che non si sa come verrà attuata e che rischia di colpire i ceti meno abbienti. Forse ancora non ci si è accorti che i balzelli già imposti e quelli annunciati hanno sortito effetti di inibizione notevolissimi su chi aveva un programma di acquistare la casa. Adiconsum
altresì la cedolare secca, che doveva servire a far emergere le locazioni in nero, fa risparmiare sull'IRPEF derivata dai canoni di locazione esclusivamente chi, con redditi e aliquote di tassazione elevate, possiede patrimoni immobiliari ingenti e vive di rendita. Solo per fare un esempio, chi possiede 10 appartamenti e le affitta, invece di pagare il 43% di IRPEF più l'imposta di registrazione del 2%, pagherà solo il 21%, risparmiando la metà delle tasse dovute, il che non realizza propriamente un effetto redistributivo e non stabilisce l'equità e la progressività della tassazione, che pure nella nostra Costituzione è scritta a chiave e lettere. La stessa cedolare secca non ha conseguito i seri risultati di abbattimento degli affitti in nero, che continuano a proliferare, come diceva Paolo, in barba al fisco e alla correttezza del rapporto tra locatario e locatore. Per contro l'IMU colpisce la prima casa e applica, anzi l'unica casa soprattutto, perché la prima casa può essere anche la prima di una lunga serie, e applica una detrazione modesta se non si hanno figli a carico, come è frequente il caso delle giovani coppie di precari, ma non fa distinzione tra seconda e decima casa, tra case affittate e sfitte, penalizzando chi possiede ad esempio una casa al mare o un appartamento vuoto già destinato ai figli. Anche le risorse messe a disposizione dei comuni per sostenere chi non ha sufficienti entrate per pagare l'affitto, buoni case, eccetera, sono drasticamente calate con i tagli dei trasferimenti statali. Per non parlare poi dell'edilizia pubblica e popolare, ridotte a zero pressoché su tutto il territorio nazionale. Quelli presentati sono alcuni esempi di come le politiche della casa abbiano sostanzialmente fallito l'obiettivo di far pagare il peso al risanamento economico italiano alla grande proprietà immobiliare, perdendo una buona occasione di realizzare equità sociale su un bene di primaria necessità. Così mentre le opportunità di ricevere assistenza pubblica nel trovare un tetto per la propria famiglia continuano a ridursi, i prezzi delle case scendono di poco, restando 10 volte più elevati. Sul fronte del credito, poi, c'è davvero molto da dire. Il supporto offerto dal governo alle giovani coppie che desiderano accedere a un mutuo e si trovano in condizioni economiche precarie è del tutto insufficiente per la ristrettezza dei criteri di accesso e per la sostanza di supporto offerto, ma anche per la scarsa informazione fornita ai potenziali aventi diritto, come dimostra il ridotto utilizzo del fondo rotativo di 25 milioni di euro messo a disposizione dal Dipartimento per la Gioventù. In ogni caso, molta della responsabilità sul crollo dei finanziamenti immobiliari alle famiglie è imputabile alle scelte delle banche, dimenticando con molta, troppa facilità l'aiuto ricevuto dalla BCE. Per sostenere l'offerta di credito, le banche hanno deciso di tagliare drasticamente il numero e l'importo medio dei mutui, incrementando enormemente lo spread, il che, tradotto in parole povere, ha significato guadagnare lo stesso con meno rischio e meno rapporti da gestire, dunque meno costi operativi. Un comportamento che prosegue ancora oggi, nonostante che il costo funding si sia ridotto per la riduzione degli spread BTP Bund, mentre abbattimento dello spread applicato ai mutui è quindi nullo, quindi non con un recupero di redditività da parte del sistema bancario. Oggi al giovane che entra in banca per chiedere un mutuo vengono richieste doppie e triple garanzie immobiliari, da ricercare nelle famiglie di origine, ma offerte in cambio condizioni economiche pesanti da sostenere. Vi è stato un periodo in cui addirittura la rapida evoluzione incrementale degli spread e le clausole contrattuali elaborate ad hoc hanno fatto sì che tra l'accettazione delle proposte di mutuo, contestuale alla firma del compromesso che impegna l'acquisto, e la stipula del finanziamento vero e proprio, i futuri mutuatari si sono trovati a dover accettare 1 o 2 punti percentuali di maggiorazione. Sì, se è vero che non si può intervenire direttamente sul libero mercato del credito per imporre condizioni meno onerose, è vero tuttavia che vi sono leve per incoraggiare una maggiore apertura a condizioni più concorrenziali. Tutto ciò fin qui affermato ha portato a una riduzione delle costruzioni e delle vendite immobiliari, quindi una riduzione dell'occupazione del settore, ovvero la messa in cassa integrazione di operai.
Questo ha significato che le famiglie interessate, a causa dei ridotti introiti, abbiano dovuto contrarre i consumi, anche quelli di prima necessità, come tutte le statistiche ormai dimostrano, alimentando un circolo vizioso recessivo che vede come elementi fondamentali la riduzione del potere di acquisto, il calo delle transazioni e il blocco delle costruzioni. Adiconsum, da sempre impegnata sul fronte della concertazione, intrattiene un dialogo costante sia con i singoli operatori economici del credito, banche, intermediari finanziari e assicurativi, che con la loro rappresentanza e con le associazioni CISL del comparto. Adiconsum e logicamente Confiaia. Adiconsum formula proposte, osservazioni costruttive e avvisi comuni rivolti ai decisori pubblici, attenta ad evitare che si verifichino le distorsioni statunitensi e spagnole, citate anche da Paolo. La prima che ha finalizzato con le note conseguenze il comparto immobiliare, la seconda che ha fatto dipendere la crescita economica esclusivamente dal comparto immobiliare. E per concludere, con FIAIP il lavoro svolto finora è stato importante e soddisfacente. Ha aperto prospettive nuove in vista di politiche bilaterali di monitoraggio, governo e rilancio del settore della intermediazione immobiliare, nonché naturalmente la di tutela consumeristica. Il cammino che abbiamo davanti è in salita, stanti le gravi difficoltà in cui si imbatte il comparto e l'economia italiana nel suo complesso, ma stanti anche la scarsa sensibilità e lungimiranza mostrate finora dal mondo politico. Ci auguriamo che la nuova tornata elettorale susciti occasione di ascolto e di dialogo nelle forze in campo, riportando al centro della battaglia politica i diritti primari e la volontà di far ripartire l'economia, iniziando dai bisogni della gente e non dagli egoismi di partito. Grazie.